Hello everyone! Oggi sono tornata con la mia amica Tanuki-chan. Hello, ciao! Che in realtà si chiama Bikki-san. Oh, Veronica, vabbè. A piacimento, scegliamone uno. E oggi facciamo un video super richiesto che è il costo del Giappone. Io vi parlo come turista, perché adesso sono turista. Lei invece vive e lavora qua. Che fai qua in Giappone? Io sono qua ormai da 2 anni. Sono venuta prima come studentessa, poi ho trovato lavoro con l'agenzia con cui sono venuta come studentessa, che è Gogo Nihon. E adesso lavoro lì e sono qua da 2 anni. Tra l'altro anche io ho usato Gogo Nihon quando sono venuta qui 2 volte. Una volta solo studentessa, una volta ero studentessa e poi ho trovato lavoro anch'io. Non è uno sponsor, questo non è sponsorizzato, però ragazzi, se siete interessati, io mi sono trovata super bene. Abbiamo un sacco di categorie, ho fatto una ricerca su come calcolare il costo della vita. Innanzitutto, per capire in proporzione, la domanda che ci viene è: qual è lo stipendio medio giapponese? Dipende, perché qua suddividono molto i lavori per entry level. Lo stipendio può variare da anche il tipo di lavoro. Ci sono dei tipi di lavori che vengono pagati di più già dall'inizio, però solitamente entry level è tra i 230.000 fino ai 280.000. Poi fanno magari, ne so, un level up, oppure cambiano proprio lavoro, e quindi ci sono gli stipendi per i mid career. Si parte da un range da 300.000 fino ad arrivare magari anche a 400.000 yen. Poi ovviamente dipende, abbiamo delle amiche in share house che sì, anche di più. Non lo so, mi viene in mente l'ingegnere, che magari parte da subito con uno stipendio alto perché sono più ricercati, quindi dipende molto dal lavoro, dall'esperienza, ecco. Vabbè, adesso con il cambio sembrano pochi, cioè se sì, si fa il cambio in euro sembrano pochi, però a livello di stile di vita ce la si può fare, ecco. È vero, adesso c'è un cambio che, se siete turisti, è il momento di visitare il Giappone, perché costa sì, tutto un cazzo. Turista, la prima cosa che un turista pensa è il viaggio. Il viaggio al Giappone, io parlo da Roma a Tokyo, è effettivamente l'unica cosa che costa tanto, perché adesso, soprattutto dagli ultimi 2 anni, andata e ritorno di un viaggio buono, cioè c'è anche diretto Roma Haneda, perfetto, viene sui 1.300, andata e ritorno 1.400, andata e ritorno. Ovviamente se volate tipo Air China, se volete viaggi un po' più più lunga con più scali, ci sono anche a meno. Tra l'altro mia mamma, quando me l'ha venuta a trovare anni fa, che non lo so quando era, il 2017, aveva pagato diretto con Alitalia 500 andata e ritorno. Parliamo dell'alloggio. Allora, se siete turisti probabilmente andrete in un hotel. La cosa buona è che in Giappone ci stanno opzioni, quindi un hotel normale, dove io sono un po', io non vado in ostelli, cose, cioè, insomma, non mi adatto tantissimo. Quindi un hotel che io accetterei, che non è 5 stelle bellissimo, perché ovviamente qui costa tanto, però uno normale, 2 settimane può venire sui 600, 700, 800 fino ai 1000. Se invece siete un po' più sportivi come la mia amica Ambra, se stai guardando questo video, trovate anche tipo gli ostelli, che però sono abbastanza puliti in Giappone. Sì, potete stare nei capsule hotel, ci sono delle opzioni dove vi potete fare anche tipo 2 settimane a 200 euro, quindi un po' per tutte le tasche. Poi se ve ne andate in un hotel fighissimo, vabbè, lì neanche lo so, ma scusami, devo grattare l'occhio. Grattare l'occhio? Io questo non lo taglio. No, per favore. Invece, se vivi qui, quali sono i costi di una casa? Io nello specifico vivo in una share house, quindi a dire la verità non ho il mio appartamento, perché ho preferito scegliere questa soluzione per stare in mezzo ad altre persone. E quindi allora, il costo solitamente nella share house è compreso tra i 70 e i 75 mila al mese. Però appunto la share house è abbastanza lontana dalle zone centrali tipo di Shinjuku e Shibuya. So che ci sono delle share house che però magari appunto sono a 10 minuti da Shinjuku, che magari arrivano anche a costare tra i 100-150 mila yen al mese. Perché in Giappone è molto importante guardare, vabbè, innanzitutto le dimensioni, soprattutto quando si cerca l'appartamento, le dimensioni della casa e la distanza dalla stazione piuttosto che dal luogo, cioè dal centro. Quindi noi non siamo così lontane dal centro, ma siamo belle lontane dalla stazione. Sì, 15 minuti a piedi. Io per esempio quando vivevo qui ero centralissima e c'avevo un micro appartamento di 20 poco metri quadri e pagavo tipo sui 1.200 al mese. Però ragazzi, cioè, centralissima, e non era neanche una stanza, era un mini appartamento con la mia vaschetta. Non è male, cioè, confronto all'Italia. La stanza nostra è un buco, ma la casa è grande. Ci abbiamo davvero questa stanza, ci abbiamo lì dove puoi studiare, che c'è un sacco di gente, c'è il salone grande, ci sta la cucina grande, c'è il grande bagno, l'offuro, la palestrina, la sala cinema. Sì. In più ti puliscono tutto tranne la tua stanzetta. Sì, sì. Insomma, sono 10 metri quadri, se non ti riesce pure la
stanzetta internet, cioè sì, l'aria condizionata che forse sì, purtroppo, ma adesso ne parleremo, però comunque sì sì sì, no, poi anche la zona delle lavatrici, quindi cioè nel senso ha tanti servizi, ci sono diverse soluzioni in base al proprio budget. Poi parliamo del cibo, quanto costa mangiare. Allora, se sei turista probabilmente non ti metterai a cucinare, quindi se non ti metterai a cucinare, come d'altro canto quasi il 99% dei giapponesi a Tokyo, anche che vivono qui, hai tantissime opzioni proprio economiche. Lasciamo stare che ovviamente trovi anche l'eccellenza mondiale a Tokyo, perché ci sono quei ristoranti dove ti mangi il sushi e spendi tipo 1000 euro. La gente normale può mangiare per davvero un cavolo a Tokyo. Sì. Se vai nei combini, che sono questi convenience store che trovi in ogni angolo, 3-4 euro. Sì, 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 un pasto. Io pasto. Mi ricordo che da studentessa avevo provato a vedere quanto spendessi in un giorno e mi ricordo che mangiando colazione, pranzo, cena e i soliti snacks, dolci, eccetera, perché mai rinunciarci, riuscivo a fare tipo 1500-1700 yen al giorno. Sono convenienti, però quando si inizia a vivere per tanto, magari non lo so, stufa, piuttosto che pensi ma potrei mangiare un po' più sano, e allora in quel caso si opta per fare la spesa. Delle volte può anche sembrare meno conveniente, lo è a livello di tempo e denaro, sì, però poi ti mangi quello che ti piace, quello che vuoi, ma non è che risparmi come in Italia, cioè in Italia se tu cucini risparmi, punto. Qui no. La frutta e la verdura sono molto care, quindi se non si riesce a rinunciarci, ad esempio io non riesco, ci ho rinunciato, mangiavo solo il banane. Possono esserci davvero anche angurie che vengono a costare 10 euro, 20 euro al pezzo, proprio il pezzo di anguria, o magari anche soltanto la metà. Quando ero da sola contavo 30.000 yen da sola, io adesso invece faccio la al mese di spesa, no? Sì. Adesso per due facciamo il doppio, quindi è 60.000 yen. Ah, 60.000 fate. Però se non sai cucinare con i loro ingredienti, quindi se non ti sai fare la zuppa con il daikon, sì, e il pak choi e i funghi che non sai nemmeno se sono velenosi, se usi i nostri ingredienti tipo le zucchine, i pomodori, i peperoni, sì, ti dissangua. Vero, ti sì. Più che altro è che non hanno la nostra concezione di andare a chilo. Io mi ricordo che quando facevo la spesa in Italia era un chilo, un euro, un chilo, due euro, poi dipendeva dalla frutta e verdura. Qua invece vanno al pezzo, ad esempio la zucchina ne vendono una singola per 150 yen più le tasse. È caro, però non tutto, tipo il pesce te lo tirano dietro. Sì. No, anche la carne, a dir la verità, dipende dalla non qualità, dall'animale. Tipo il maiale costa molto di meno rispetto alla mucca, anche quella è abbastanza abbordabile, ecco. Comunque, se siete turisti e non volete andare nel ristorante stellato, ma nemmeno al combini, perché comunque il combini non vuol dire dove mangi, in Giappone non si mangia camminando, quindi può essere un po' scomodo. Ci sono tantissimi ristoranti, quasi tutti, cioè quasi tutti i ristoranti che la gente normale vede, con 15 euro mangi in due. Vero, sì. Anche di meno. Anche di meno. Io dico 15 euro quando comunque, che ne so, mangiamo anche sushi o ci sediamo tranquilli, però se vai in, tipo a mangiare un ramen, quanto ti può costare un ramen? 500 yen. Oppure ti mangi un soba, anche lì spendi 3 euro, 4 sì, euro. Ci sono diversi range di prezzo a seconda del proprio budget, secondo me. Sì, e non è neanche tanto unhealthy. Se vai negli Stati Uniti e vuoi mangiare con 3 euro, non so cosa mangi probabilmente, ma se trovi qualcosa è un pezzo di pizza olioso. Invece qui comunque ti fanno tipo i menu giapponesi. Sì, shokuji proprio. Ma loro ci tengono molto a questa cosa del fabbisogno energetico, sì, comunque proprio loro lo chiamano EIO, macronutrienti, ci tengono veramente tanto perché sanno che magari non hanno tempo eccetera, e quindi anche sì, il cibo del combini ha sempre tutto, no? Un pasto completo alla giapponese, quindi ci sarà sempre il riso, la proteina e le verdure. Poi un'altra cosa sono i trasporti. Tokyo è piena di linee metro, treni, ci sono varie linee diverse, sì. Se siete turisti davvero non vi servirà la macchina, a meno che non uscite fuori da Tokyo e volete vedere proprio un posto specifico. Tra l'altro vi dovete cambiare la patente. L'ho appena fatto perché con la nostra normale non ci può andare. Però non vi servirà la macchina. Dall'altra parte però i trasporti a Tokyo non sono economici, ma secondo me meritati, perché sono puntuali, puliti, fighissimi. Secondo me se sei turista, quindi ti muovi parecchio, 10 euro al giorno li spendi di trasporti. Da residente dipende, se vuoi fare la tratta da casa lavoro solitamente le aziende rimborsano l'abbonamento, anche perché appunto i treni sono puntuali, bellissimi. Per mantenere tutto questo c'è un costo, io ad esempio di abbonamento spendo 10.800 yen al mese, prendendo solo una linea. Una nostra amica che
deve fare il cambio, lei ne spende 15.000 al mese. 15.000? Sì. Quindi, e ragazzi, cioè, non è che spende 87 di trasporti in generale. No, no, spende 87 solo da casa, lavoro, lavoro, casa. Perché se poi esce e se ne va da un'altra parte, paga extra. Sì. Quindi comunque magari in un mese arriva a spendere 150 euro di trasporti, di meno forse, 130, sì, sì, che ne so. Poi, invece, queste prossime domande sono per te. Perché bollette, come funzionano? Allora, nel caso della share house sono incluse, però il costo sembra eccessivo adesso se ve lo dico, perché noi viviamo in tanti in questa share house, siamo tipo 100 persone, e quindi il costo di elettricità, gas, eccetera, viene suddiviso per il consumo di tutti quanti, e quindi sono, mi sembra, 20.000 yen le bollette. 100 persone, aria condizionata sparata sempre, ofuro sempre caldo. Esatto. Nel caso di, ad esempio, l'appartamento, ieri ne parlavamo con Cecilia, lei a 3 mesi di gas ha speso 3.000 yen. Sì. Il riscaldamento non è a gas. No, esatto. Come da noi. Loro lo fanno con i condizionatori, quindi sì. Magari li ha spesi per, forse al forno ancora, i fornelli, sì, a gas. Poi l'assicurazione sanitaria. Allora, assicurazione sanitaria, se ve la fate come persone che viaggiano, 2 settimane la trovate 50, 80, 90 euro. E io vi consiglio di farla, perché anche se il Giappone c'ha comunque top quality, se non c'è l'assicurazione, no, costano male. Il ricovero costa tanto. Però anche se vivi in Giappone devi pagare un'assicurazione sanitaria. Il sistema sanitario nazionale giapponese, ci si deve iscrivere già da studenti. Questo copre il 70% delle prestazioni mediche, non proprio di qualsiasi tipo, però il 70% viene pagato. Solitamente il restante 30% si procede in autonomia, ecco, quindi pagando la differenza, che però è proprio poca, ma delle volte io mi ricordo magari delle visite così di controllo sono 300 yen. Io mi ricordo che pagavo sui 10 euro, cioè andavo dalla dermatologa. Sì. Cioè, ragazzi, la dermatologa, così andavo dalla specialista, facevo domani, sì, domani, a che ora? Ah, quest'ora, perfetto. Andavo, io pagavo 10 euro e quella mi dava di tutto, anche i prodotti tipo le creme gratis. Poi sì, no, no, il servizio è diverso, e la cosa interessante è che si può andare da qualsiasi parte, quindi non per forza nell'ospedale oppure appunto in cliniche statali, però ci sono anche le cliniche private di dottori che hanno deciso di iniziare la loro attività, e il costo è sempre quello. Naturalmente dipende sempre dalle prestazioni, quindi deve essere una cosa di cui se ne ha bisogno. Naturalmente non è che chirurgia estetica. Il costo per gli studenti, solitamente, dato che non hanno reddito, è tra i 2.000 e i 4.000 yen al mese. Invece per i lavoratori viene trattenuta dalla busta paga, oppure per i lavoratori indipendenti la pagano loro, e so che parte da un minimo di 15.000 yen al mese, e poi varia in base a quanto si guadagna, poi aumenta. Io mi sono trovata sempre bene col servizio medico. Tu l'altra volta sei dovuta andare dal dentista? Avevo malissimo al dente del giudizio e avevo chiamato alle 9, la clinica apriva alle 10 e sono riuscita ad andare subito alle 10. Siccome era un malore, è stato coperto dall'assicurazione, quindi avevo pagato, sembra, 5.000 yen per togliere il dente del giudizio, che non è la cosa più economica, però funziona. Poi parliamo di intrattenimento. Se siete turisti, riuscirete a intrattenervi anche senza spendere tanto, perché se siete a Tokyo ci sono proprio quartieri dove se girate e camminate già vi intrattiene, perché oggettivamente la città offre tanto anche solo da vedere. Ci sono i parchi, nei parchi paghi magari 1 euro per entrare, i ristoranti, come abbiamo detto, non costano tanto. Se andate al karaoke, ci siamo andate al karaoke, sì, non costa tanto. L'altra volta abbiamo fatto tipo 8 euro tutta la notte, poi siamo tutta rimaste, la notte. No, siamo rimaste 4 ore, però saremmo, sì, potute rimanere fino alle 5 del mattino. Vero, quindi dalle 9, 8 euro. Sì, dalle 9 di sera fino alle 5 del mattino era tutta la serata 8 euro. I want your. Ah, sono andata al museo di Hokusai il mese scorso, l'ho pagato 6,50 euro, quindi sì, abbordabile. Poi dipende sempre da che cosa si sceglie di fare. Ecco, e la varietà. Ah, un onsen! Quelli non costano. Cioè, non dipende, costano, da quando vai. Esatto, esatto. Io mi ricordo che sono andata a Hakone, che è proprio la città dedicata alle onsen. Abbiamo speso 500 yen per entrare. Poi non è a tempo, quindi tu ti puoi fare veramente con tutta la calma del mondo il bagno. Cioè, che strano, perché di solito gli onsen offrono anche i prodotti, che ne so, lo shampoo, il balsamo, il sapone. Ah no, quelli io non li avevo, quindi forse per quello, ah, che okay, costava meno. Poi, se ti devi vestire, shopping in Giappone, perché la moda, certo, scusatemi, bellissima.
magica. Perché la moda giapponese è abbastanza interessante. Sì. Quanto viene? Dipende dai negozi. I negozi, ad esempio, quelli internazionali, Zara e H&M, sono molto più cari rispetto appunto all'Europa. I negozi proprio giapponesi, dipende. Anche qua c'è una vastissima gamma di negozi e ad esempio, che ne so, mi viene in mente GU e Uniqlo. Uniqlo è già un po' più caro, però GU trovi anche delle magliettine a 500 yen, 700 yen, quando ci sono i saldi, poi lasciamo stare. E però invece magari ci sono dei negozi, noi siamo andate ad Harajuku. Infatti adesso metto qualche clip così vi fate anche voi un'idea e capite. Shiva! Allora, le scarpe carine non erano della qualità migliore, però erano leggere, ci si cammina bene. Forse si vede, la qualità non è delle migliori, però non è neanche terribile, sembrava cotone. E il prezzo soprattutto non è caro. Io qui per quasi 50 euro ho preso due gonnelline, gonna pantalone, sono fatte abbastanza bene, devo dire, anche il tessuto è buono, e due magliettine, così. Oh mia mitica, a me viene da comprarmi tutto, mo. Però ogni tanto per la qualità che sì. Danno. Serio. Cioè è roba tipo che sembra di Shane a volte. No, no, però no, non costa sì. Come Shane. No, ma è proprio uguale. Ma tipo qui Zara è considerato sì, un di lusso. Sì, cioè, sì, oddio, sì. Non è Gucci, però comunque non è tipo, ah, no, Zara. Poi, prodotti per l'igiene, Tanuki. La crema per qua, la crema per qua, quella io per ho una capelli. Passione. Cerco di farla molto stretta così. Soprattutto per quanto riguarda la skin care, c'è anche qua la scelta. Solitamente ci sono i prodotti che arrivano dalla Corea. Bisognerebbe comprarli soprattutto perché è poca la distanza. Quelli però possono essere cari. Ad esempio un siero potrebbe anche venire 5.000 yen. Che però è caro per gli standard giapponesi. Esatto, perché invece poi ci sono i prodotti proprio giapponesi che possono anche costare 500 yen. Però ragazzi sono buoni, eh. Cioè, sì, sì. E quelli sono quelli giapponesi. Invece magari se si vuole andare sulla skincare coreana lì, vabbè. Altra igiene, tipo corpo, capelli. Ecco, quella la trovo più cara rispetto all'Italia. Ad esempio gli shampoo, lo shampoo e il balsamo solitamente, se acquistati insieme possono anche costare una botta di 30 euro, quindi sui sì, 5.000 yen. Ma che il packaging, perché ti danno questa è la cosa di ti danno questa di metallo con una cosa e ti danno questo il tuo shampoo. Ma io non posso pagare questa bottiglia 30 euro, dammi solo lo shampoo. No, poi solitamente fanno le cose super carine, tipo le collaborazioni con i Pokémon piuttosto che la Sanrio, e quindi magari, che ne so, c'è questa bottiglia bellissima di cinnamon roll e quindi paghi molto il packaging, come dice lei. Qualità non lo so, sono sempre prodotti del supermercato. Cioè, se io lo dico alla mia parrucchiera, lei mi dice no, devi usare altre sì. robe. Parliamo di cose un po' più serie, le tasse sul reddito. Solitamente vanno a scaglioni di reddito annuale e quindi io ho fatto una ricerca su internet perché, cioè, io posso saperlo sul mio, però sugli altri no. Fino a 3 milioni di yen che avevamo visto sono circa 18.000 euro all'anno. Sì. Sono 10%, oppure dai 3 milioni ai 6 milioni vanno su 20-25%, e quindi man mano si sale. Avevamo trovato che arrivava fino al 40-45% era il sì. massimo. Non sono basse le tasse, cioè non è che dici ah, oh, che paese con le tasse basse, fino al 45% comunque. Però le strade sono pulite, però non c'è crimine. Però le cose, cioè, insomma. Che mas? Ah sì, internet, se siete turisti potete fare, io perché non ho voluto cambiare il numero di cellulare, quindi sto con il mio numero e c'ho un pocket wifi, scusami. Pago quasi 200 euro al mese, cioè no, 200 euro due mesi. Sì, no, io all'inizio ho preso anche il pocket wifi quando ero studentessa, poi però ho voluto cambiare e prendere il numero giapponese perché comunque è utile. La differenza è che in confronto all'Italia qua non esiste il piano tipo a giga illimitati, chiamate illimitate, tutto illimitato a, non lo so, una cifra. Qua paghi ancora a tot minuti di chiamata, tot messaggi e tot gigabyte. Adesso ho cambiato piano, ma quello di prima io avevo tipo 30 gigabyte e nient'altro, quindi le chiamate le pagavo, i messaggi li pagavo. Sono arrivata a spendere 4.932 yen al mese. No, secondo me è caro rispetto all'Italia, sì. Che io avevo tutto illimitato e pagavo 10 euro. Iliad 10 euro al mese. L'ultima cosa che volevo aggiungere è che non ci sono mance. Non si dà la mancia. No. Secondo te, se tu vivi qui, la persona media riesce
a risparmiare, a vivere bene? Sì, dipende sempre dallo standard di ogni persona. Io personalmente riesco a risparmiare. L'idea del risparmio sembra essere più italiana che non nel mondo, secondo me. E quindi noi ce l'abbiamo un po' dentro, sì, secondo me. Quindi io cerco in qualsiasi caso sempre di mettere via dei soldi. Cioè, ci siamo confrontati anche con le altre italiane. Si riesce. Si riesce, sì. Anche... senza fare una vita di proibizioni. No. Stavo pensando anche, sarebbe buono se gli riuscissimo a dire quanto viene su per giù un viaggio di 2 settimane. Mi stavo facendo un calcolo. Secondo me tra volo, hotel, intrattenimenti, senza andare agli estremi, 2.500-3.000. Forse in una persona sì. Sì. Può essere, sì. Tu pensavi di più? Sì, però io tipo guardo sempre per due, perché io ho sempre viaggiato con mia madre, e però era sempre 5.000 avevamo speso in due. In magari, due? Sì, o anche 7, non mi ricordo, perché poi vabbè, noi abbiamo fatto tantissime cose, però era stato di 2 settimane. Adesso magari sì, con il cambio molto favorevole, sì, diversi tips per risparmiare, potrebbe secondo anche secondo me un budget di 3.000 ci può stare. Sì. Forse 2.500 ti togli giusto quei 500 euro di esperienze che invece ti fanno godere, però sui 3.000... Senza stare a pane e acqua, ragazzi, perché davvero potete uscire e godervi il Giappone senza spendere tanto durante una giornata. Non è New York. Bene, grazie mille Tanuki. No, grazie a te. Thank you for helping. Ragazzi, spero che questo video vi sia utile. Questo è il 2024, se siete... non so più parlare. Ci vediamo la prossima volta. Ciao.